Questo è il progetto Sport Impact Lab. Come appunto dicevamo prima, le parole chiave sono impatto, quindi un impatto nell'ambito sportivo. Questo è un progetto che si chiama appunto Sport per Tutti, promosso da WISP. Sono state ricevute 37 candidature da tutta Italia. Io quando ho letto tutte le idee che erano state proposte, mi sono proprio detta wow, quanti aspetti diversi, cioè quanta diversità all'interno di questo progetto. È un progetto veramente inclusivo. Questo progetto è stato ed è prima di tutto per noi una sfida. Un progetto che dall'inizio abbiamo voluto portare avanti l'una cogliendo proprio quelle opportunità di essere associazioni di promozione sociale, enti di promozione sportivo. In questo caso ovviamente è doveroso ricordare e sottolineare come questa azione sia inserita nelle 5 azioni del progetto Sport per Tutti, che richiamavi in apertura, sostenuto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La cosa che ci ha stimolato è l'aspetto dell'innovazione, cioè il fatto di utilizzare, di canalizzare di proprio la forza di WISP, la pratica sportiva e quindi lo sport per creare nuove opportunità. Una WISP, ente di promozione sportiva, associazione di promozione sociale, rete associativa nazionale all'interno di queste riforme che lo hanno toccato, del sistema sportivo, del terzo settore e la riforma costituzionale. Inviterei sul palco Carlo Paris, che è stato direttore di Rai Sport, e Riccardo Cucchi, voce storica di Radio 1 e Rai Tutto il Calcio del Mondo. Quando si parla di sport, e poi ho sentito in più di una presentazione l'abbinamento alla parola amore, sentimento, io credo che sia il posto giusto in cui parlare di sport. Sono assolutamente d'accordo. Tutte queste attività, non soltanto quelle che sono state presentate, la WISP, gli enti di promozione, i volontari, perché è giusto che ci siano, certo. È importante che ci siano anche loro, troppo spesso hanno degli spazi riservati dai media, dai giornali, dalle televisioni, dalle radio, quasi zero. E questo invece, tra l'altro, anche a livello di audience e di vendite non è vero, perché se lo fai bene e lo racconti bene hanno delle storie meravigliose. Il primo classificato è E-Moved, nome di Tommaso Conese, Marco Conese e Vincenzo Altieri, in un progetto unico nel suo genere, innovazione, valore sociale, ambientale, esaltando lo sport quale strumento di mobilità sostenibile e democratica. Grazie mille, complimenti. Grazie a voi, ricordo grazie. Che il primo classificato riceve appunto un contributo economico di 3.500 euro, che insomma comunque saranno sicuramente utili per la vostra causa, e complimenti. Marco Conese e Tommaso Conese del progetto E-Moved della città di Matera. Complimenti innanzitutto per la vittoria. Grazie. E un commento a caldo vi chiediamo appunto sulla vittoria di oggi. Siamo felicissimi di questo riconoscimento e appunto speriamo, come detto più volte oggi, di riuscire con questo progetto a dare mobilità e accessibilità a chi non riesce quotidianamente, e appunto a facilitare il movimento, la quotidianità di tutti i cittadini e turisti che ne hanno bisogno. Ecco, al di là della vittoria, adesso invece vi chiediamo che cosa vi portate dentro da questa esperienza in generale. Sicuramente più sicurezza, sicuramente un approccio diverso a quello che è un problema che abbiamo avvertito e abbiamo cominciato a sperimentare in città. Quindi effettivamente abbiamo cominciato a investire tempo e risorse su questo progetto, su questa esperienza, credendoci fortemente. A maggior ragione oggi trovare supporto, condivisione attraverso questa commissione, la partecipazione della WISP, sicuramente ci rafforza ulteriormente. Grazie mille.